Benvenuti e buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Io innanzitutto vorrei dire che sono fiera di far parte di questa squadra capeggiata dal nostro leader Angelo Lamboglia. Io mi affaccio al mondo della politica per la prima volta e mi affaccio cercando di mettere a disposizione dei cittadini tutte le mie capacità e la mia volontà per cercare di risolvere problemi che dilagano nel nostro territorio. Scusate, sono emozionata. Sono felice innanzitutto di rappresentare questa contrada, la contrada che tengo particolarmente. Come ho detto prima, faccio parte di questo gruppo da poco, questo gruppo che ha avuto, che ha superato delle difficoltà non da poco e che ha iniziato un'attività lavorativa che ci viene consegnata a me e a noi, e io devo cercare di portare una continuità a questa attività svolta e devo cercare di continuare a migliorare tutte le problematiche che continuamente, giornalmente si verificheranno nel nostro comune. Lo so, questa è una grossa responsabilità, ma me ne voglio fare carico perché ho intenzione di portare le difficoltà e i problemi in discussione nel Palazzo Comunale. Io, come parecchi di voi mi conosceranno, sanno che ho sempre vissuto qui a Seluci, ho studiato, ho lavorato anche fuori, però poi la mia vita è qua. E sono sempre ritornata, sono molto legata a questo posto e voglio dare un contributo vero e onesto a questo territorio. Io di professione sono infermiera, quindi entro nelle case della gente cercando di soccorrere chi ha bisogno, chi versa in difficoltà, e ho cominciato a conoscere i vari problemi che ci sono nelle famiglie, problemi che purtroppo sono in tutte le famiglie. Vedo e so quanto è difficile e quanti sacrifici si fanno nelle famiglie ogni giorno, sacrifici che abbracciano diversi livelli, insomma, dalla sociale al sanitario e di più soprattutto a livello economico. Sacrifici che vedo quando le persone devono recarsi in posti per poter garantire i servizi che qui non abbiamo. Ecco, io mi sento parte integrante di questa società che vive questi problemi ed è per questo che posso dire a gran voce di dare e di garantire il mio impegno. Impegno, questa è la parola che è una parola chiave per la mia e per la candidatura di tutti. Credo che noi stiamo proponendo impegno e non promesse. Sento che Seluci, tutta l'area nord, ha bisogno di recuperare quel rapporto e quel confronto che c'è con la gente. Io in questi giorni ho cercato di creare dei rapporti, ho cercato di instaurare dei confronti e da questi confronti sono emersi i problemi che dilagano in questo territorio e non solo. Problemi che già conoscevo perché li vivo e problemi che forse direttamente non ero a conoscenza o non mi interessavano. Problemi gravi che abbiamo sono delle piaghe: la viabilità,
La viabilità, purtroppo, parliamoci chiaro, le strade sono impraticabili, tra un po' non potremmo più viaggiare con le macchine. Abbiamo poi la continua manutenzione a queste strade, perché abbiamo l'erba che cresce e ostruisce la visibilità agli automobilisti. Abbiamo erba che va a coprire l'asfalto e quindi dovrebbe essere curata. Poi abbiamo altri problemi, quali il verde pubblico. Noi abbiamo un piccolo giardino nella scuola elementare che, guardate, io ho girato in questi giorni e ho visto che è praticamente vergognoso, e anche questo andrebbe curato. Abbiamo poi la questione dell'impianto sportivo, che qua a Seruci è rimasto, diciamo, c'è e non c'è. E questo per me è importante, perché significa aggregazione tra i ragazzi, significa una prospettiva di incontro per i ragazzi che sono il nostro futuro, la nostra generazione, la nostra risorsa. Poi abbiamo l'altra piaga, ahimè, dei rifiuti, che è diventata un problema, un'emergenza totale, e che dobbiamo cercare assolutamente di risolvere, di portare una netta soluzione al problema, perché siamo stanchi di vedere in mezzo alle strade sacchi di spazzatura, sacchi di roba buttata qua e là per le nostre strade. Ecco, io, pur essendo nuova, ho iniziato a studiare queste questioni, ho iniziato a imparare, a informarmi, a domandare se ci sono degli strumenti che si possono utilizzare per poter migliorare o risolvere queste questioni. E questo è quello che io propongo. Propongo di continuare a studiare, di continuare il mio impegno. Propongo di essere attiva e non passiva all'interno del gruppo. Io voglio che la mia area sappia che che deve essere sempre tutelata. Lauria dovrebbe abbracciare tutte le tematiche, però per quello che mi riguarda credo che le principali, quelle che dovrebbe cercare di recuperare, sono il dialogo con i cittadini, che ormai si è perso, e poi dovrebbe cercare di recuperare quella lontananza che si percepisce tra contrade e centro. Ecco, io è con questo spirito e con questo impegno che vorrei iniziare la mia candidatura, e questo potrà prendere forma solo se il 5 di giugno mi darete fiducia a me e alla mia lista. Per ultimo vorrei ringraziare tutti quelli che prima, molto prima di me, qualcuno da oltre 16 anni, hanno sempre sostenuto, hanno sempre non hanno mai fatto mancare la loro presenza all'interno del territorio, delle proprie aree. Consiglieri del PD che hanno anche avviato questo rinnovamento nell'area. Io faccio riferimento a Domenico Di Lascio, a Antonio Messuti, a Domenico Cirigliano, che non, mi pare di non vedere, però faccio riferimento a queste persone e vorrei ringraziarli personalmente. Poi ringrazierei anche Francesco Cosentino, che comunque ha dato il suo impegno nel suo percorso. Io ora vi lascio con una frase di un grande giudice, il giudice Paolo Borsellino: il cambiamento viene fatto nella cabina elettorale, con la matita in mano. Quindi, mi raccomando, il 5 giugno scrivete lista democratica. Grazie.